nostra creazione sudamericana, abbiamo portato qui per essere diversa con raíces rungere ancestrali, ma con una influenza europea e anche italiana, perché mi nonno e mi nonna hanno nato in Piemonte e in Genova. Siamo discendenti di italiano. La nostra colazione che abbiamo portato qui consta di varie linee, una linea urbani e una linea di notte. Faccia in telare del tessuto argentino qui di lana, gul della Patagonia argentina. Da vediamo questa notte una collezione magnifica fatta con molto accento argentino e sudamericano. Questa sarà la mia seconda volta in Torino e in Italia, non lo so, vengo spesso, cerco di tornare una volta o due volte all'anno, più possibile che posso tornare. Che mood, che spirito porti qui alla Fashion Week, un mood californiano? Non lo so se direi che è californiana, però è precisamente particolare del mio stile. E la parola che uso spesso è grunge. Quando vedrai la collezione vedrai com'è, è particolare. Dopo tante internazionalità, in questo caso una stilista italiana. Sì, una stilista italiana che si chiama Barbara Montagnoli, che arriva comunque da un'esperienza di 30 anni nel mondo della moda e che ha deciso di portare in modo sempre più deciso e anche coraggioso il su misura da donna in giro per il mondo. Questa passerella per noi è un'occasione importantissima perché c'è proprio modo di, come marchio emergente, presentarsi comunque ai buyer e a una platea internazionale. Per noi questa collezione, dal titolo Le Mille e Una Notte, rappresenta proprio la perseveranza, la tenacia nel raccontare una favola. Scheherazade, che racconta mille più una favola al sultano, ispirata anche a questo connubio con la moda islamica, ha voluto dire portare proprio 16 capi di alta moda fatti a mano e farli conoscere su una passerella come Torino, che vede davvero degli ascoltatori e dei visitatori molto interessanti per noi. Sono rappresentante della moda torinese e mi sono dedicata alla maglieria, a quello che è il lavoro artigianale, e sostengo il lavoro che si sta perdendo, cioè il fatto a mano, il made in Italy. Lavoro una maglieria totalmente fatta a mano, abilmente lavorata da delle artigiane che mi aiutano a sviluppare quelle che sono le mie idee e sono anche molto brave. La moda forse è nata a Torino, perché gli atelier più storici sono proprio nati a Torino, il Samia, il GFT e tutto quello che è nato a Torino, perché a Torino nascono i progetti, poi purtroppo ce li rubano, e spero che in questo caso saremo in grado di tenerci quello che si sta di nuovo sviluppando, cioè la moda, speriamo. Noi che viviamo a Torino da tanti anni, oltre alla storia industriale, cerchiamo di far nascere una rivoluzione di moda, di design. Torino ha tutte le possibilità, tutte le caratteristiche per poter diventare il capitale mondiale del design. È quello che stiamo cercando di fare. Ma io associo design e moda, che è una cosa un po' anomala, tra virgolette. Cercare il made in Torino,
L'80% dei miei oggetti sono made in Torino. Credo oggi il pubblico ha visto la qualità che è venuta fuori. Addirittura c'era un giornalista inglese, parlando di esperto di design e di moda, dice che la prima volta negli ultimi 10 anni vedo una qualità così. Io sono orgoglioso perché è made in Torino.